In un mondo alla deriva come quello di oggi, io sentivo l'urgenza di raccontare nuovamente Gesù. Purtroppo quest'urgenza la sentivo solo io. Poi una mattina, in casa, ho sentito un forte fetore. Ho aperto le finestre e ho visto sotto casa i fratelli Caponi, titolari dell'anonima azienda di autospurghi. Sono sceso, gli ho raccontato la storia di Gesù e loro mi hanno detto: «Bella, ma l'hai inventata te?» Ecco, è questa innocenza, è questo candore che mi ha colpito. Loro subito hanno partecipato al film, hanno aperto il portafoglio e mi hanno detto: «Ci sta 22 euro, ti bastano?» Popolo della Giudea, chi volete che liberi fra questi due prigionieri? Barabba o Gesù di Nazareth? Tutti e due! Vabbè, allora io vi ringrazio di tutto, Torno a casa mia, fai miracoli, arrivederci. Amen. Andrei pure io, no? Ave. Il film è tutto qui, ma il messaggio che riesce a dare è profondo. È una visione nuova della religione, una religione che non ti impone sacrifici, che non ti chiede di porgere l'altra guancia. Ecco, questo film si rivolge anche agli atei, perché qua c'è una visione di un concetto che sta a cuore. Il tempo non si spreca, non a caso il film dura poco. Azione! Fratelli, ora moltiplicherò il pane e i pesci. Maestro, perché invece di moltiplicare i pesci non moltiplichi un prosciutto Gerini? Il vero prosciutto toscano con denominazione di origine protetta. Stop! Ma cosa dici? Ma è che come miracolo mi sembrava un po' più difficile, no? Moltiplicare i prosciutti. Poi diciamocelo, col pane ci sta molto meglio. Ma questa è una pubblicità. Fidati, il prosciutto Gerini ci sta bene nel film. È una pubblicità. Ma è buono! Miracoloso! No, io sta scena la monto.